Tutti, diamo la parola al segretario comunale per l'appello. Prego, sì. Citterio Cristiano, Presente. Orlandino Vincenzo, Adamoli Giorgia, Calò Andrea, Turconi Marco, Maletta Veronica, assente giustificata, Baroffio Marzia, Ghirardi Carmen Simonetta, Santa Croce Giuseppe, Uboldi Marco, Tizzi Silvio, Conti Fabiana, Antonini Massimo Roberto. C'è il numero legale. Grazie, segretario. Allora, il primo punto all'ordine del giorno sono le comunicazioni del sindaco, i primi riscontri dell'attività di verifica dell'acquedotto comunale. La società, come eravamo rimasti l'ultimo consiglio, la società incaricata di fare questo studio complessivo sull'acquedotto, società di ingegneria, fare questo studio complessivo sull'acquedotto comunale, ha portato avanti uno studio molto complesso e dei test che sono stati fatti sul campo, tra cui forse quello più significativo è stato lo step test, come si chiama, cioè il fatto di sezionare a un'ora tarda della notte l'acquedotto in tante parti, escludendo una parte per volta per andare a identificare quelle che sono le perdite. Questo testo ho assistito sia io che il vice sindaco, è stato molto, molto istruttivo e sono state identificate delle perdite in alcune parti dell'acquedotto, sia storiche che alcune parti periferiche, e una perdita importante che riguarda proprio la via Primo Maggio, praticamente tra il comune e il cimitero. Nei giorni seguenti poi sono stati fatti dei test precedenti e seguenti, sono stati fatti dei test ancora più di dettaglio e sofisticati, riguardavano gli idranti, riguardavano la pressione, le portate nelle varie zone del paese, e in questi giorni sono iniziate alcune riparazioni diciamo di perdite satellite attorno a quella principale, che hanno portato dei discreti benefici sulla rete idrica, che comunque ha un'età notevole, soprattutto nel centro del paese. Proprio in questi giorni me ne parlava l'architetto Aldeghieri proprio oggi, una proprio in via Papa Innocenzo, che appunto sversava all'interno della fognatura, quindi non era visibile, non creava dei problemi evidenti, che quindi era difficile da identificare. Questa società sta proseguendo e proseguirà nei prossimi giorni le verifiche di dettaglio per andare proprio a fare gli scavi solo laddove serve, e poi in capo a una decina di giorni produrrà questo studio completo, e l'impegno della società è poi quello di condividerlo all'interno di una commissione territorio dedicata e aperta ovviamente al pubblico, per poter tutti, siamo tutti curiosi di appunto vedere quali sono i problemi e le migliorie e le soluzioni che questa società proporrà per risolvere appunto i problemi della pressione, delle perdite dell'acqua rossa che c'è in certe zone del paese. Quindi sta procedendo bene, con qualche ritardo proprio dovuto alla complessità del problema che la società sta riscontrando. Ecco, questo vi ho sintetizzato un po' quello che è di mia conoscenza. Adesso lascio la parola al vice sindaco, che un giorno sì e l'altro pure si sente con l'ingegnere della PIDE, e magari ha qualche notizia in più. Prego, vice sindaco. Sì, buonasera. Abbiamo affrontato il tema anche nell'ultima commissione territorio. Di per sé non ci sono grosse novità, se non che comunque l'attività di ricerca perdite al dettaglio sta proseguendo. Stanno proseguendo anche gli interventi di ripristino appunto delle perdite rilevate. Complessivamente credo che da
dall'inizio della fase operativa ad oggi sono state rilevate oltre 15 perdite su tutto il territorio, di cui già la gran parte sono state ripristinate. Qualche risultato positivo già c'è, mi hanno segnalato che la situazione è lievemente migliorata su alcune zone. Chiaro che non siamo ancora arrivati a una situazione ottimale, ma è il prossimo step è proprio quello. Da appunto un contatto avuto in questi giorni con l'ingegnere della società, con il responsabile, in coordinamento con l'ufficio tecnico comunale, che si sta spendendo molto, dedicando anche tante ore nelle fasi notturne a supervisionare, a collaborare con la società nei lavori. Infatti colgo l'occasione anche per ringraziare il loro lavoro, che comunque è prezioso ed è importante. E, come dicevo appunto, settimana prossima si procederà a una verifica puntuale anche sul funzionamento delle pompe di approvvigionamento dell'acquedotto. Parrebbe che dalle analisi effettuate, dai calcoli effettuati, dai modelli in dotazione alla società, ci sia qualche criticità anche sul funzionamento delle pompe di approvvigionamento. Questo chiaramente potrebbe spiegare anche una buona parte delle problematiche che si ripercuotono su alcune zone del paese e che trascina anche un eccesso di consumo di energia, un malfunzionamento su tutta la rete. Settimana prossima quindi procederanno a fare questo tipo di attività. Che il lavoro procede sia con un'analisi ancora continua nel dettaglio, soprattutto nella parte centrale del paese, ma affiancata già a degli interventi per ripristinare le situazioni che vengono rilevate. Infatti la verifica che ci sarà con il gestore comunque delle pompe prevederà già in quell'occasione un intervento di rigenerazione, comunque di riprogrammazione del funzionamento, di verifica di eventuali malfunzionamenti delle stesse. Questo porterà sicuramente un ulteriore beneficio. È un lavoro certosino che deve essere proseguito con costanza e che consentirà a piccole parti di mettere insieme poi un intervento e un beneficio complessivo. Nel frattempo la società sta acquisendo ancora gli ultimi rilevamenti sul tratto centrale dell'acquedotto della rete idrica, che va all'incirca dallo stabile comunale qui dal Palazzo Vecchio fino al cimitero, che è la zona nella quale ha visto concentrarsi il maggior numero di perdite proprio dal punto di vista appunto delle perdite idriche. Non è semplice individuare il punto esatto, vista sia la dimensione della tubazione, le caratteristiche della strada, e quindi stanno effettuando ulteriori accertamenti. Sono lavori che prevalentemente vengono svolti in orari notturni, quando chiaramente non c'è traffico transitabile sulla zona. Quindi ecco, è importante in questo momento portare ancora un po' di pazienza, perché siamo arrivati ormai alla conclusione e la società, appena ha effettuato le ultime operazioni di rilievo su questo pezzettino di territorio, completerà poi l'esito dell'analisi complessiva. Valuteremo poi a lavori finiti qual è l'entità degli interventi che bisognerà fare, se interventi più sostanziali su tratti di tubazione, se invece interventi più nel dettaglio sulla sistemazione magari di alcune parti di tubo. Ci sarà poi una fase di revisione di tutta la gestione della programmazione dell'approvvigionamento idrico, con eventualmente la pianificazione di interventi strutturali sulle pompe, ecco, che anche esse svolgono un lavoro prezioso.
Ecco, questa è un po' la situazione. A livello economico, chiaramente, non siamo ancora in grado di stabilire quale sarà poi effettivamente l'impegno che dovremo mettere in atto, ma abbiamo comunque sia chiesto inizialmente che, visto come la società lavora, e siamo comunque diciamo tranquilli che gli interventi che verranno proposti saranno interventi puntuali e nel dettaglio, anche perché questa era proprio la finalità dell'intervento. I benefici si otterranno anche nel bilancio dell'anno prossimo, con risparmi sia nei consumi della risorsa idrica, ma anche a livello energetico, in quanto che soprattutto nella seconda parte dell'anno il malfunzionamento ha causato un eccesso di consumo energetico, con, immaginate bene, grossi incrementi di spesa, soprattutto per quello che riguarda le utenze elettriche, quindi con un aumento circa del 30% dei consumi e quindi delle bollette. Quindi ecco, è chiaro che, oltre chiaramente al beneficio che ne avranno soprattutto i cittadini, soprattutto quelli che stanno soffrendo di situazioni più difficoltose in alcune aree, ci sarà un beneficio oltre che per il corretto utilizzo della risorsa idrica, riducendo notevolmente gli sprechi, anche in termini economici, in quanto che il bilancio del comune vedrà chiaramente una riduzione delle spese, soprattutto per utenze energetiche. Grazie. Grazie Vice Sindaco per l'esposizione. Appunto, i benefici saranno diversi, quindi aspettiamo proprio con ansia lo studio prima e poi gli interventi mirati che ne seguiranno. Se c'è qualche intervento, altrimenti passiamo agli altri punti del consigliere Uboldi, prego. Semplicemente che a noi fa piacere adesso il Comune come si è mosso per questo problema reale. Ribadiamo che la passata amministrazione ha mancato gli ultimi anni, ha fatto 5 anni di silenzio di fronte a questo problema, quindi noi puntiamo, come in tutti i consigli comunali dal primo, sull'affrontare questo importante problema che coinvolge tanti cittadini, e quindi siamo contenti di come stanno evolvendo le cose, e quindi bene, andiamo avanti, andiamo veloci e spediti, perché insomma nel 2020 è giusto che i cittadini possano avere l'acqua in casa come il resto del paese. Grazie consigliere. Possiamo passare al secondo punto dell'ordine del giorno, che è l'approvazione dei verbali della seduta del 31 luglio 2019 dal 33 al 37. So che il consigliere Uboldi voleva chiedere un piccolo emendamento. Prego, consigliere. Sì, era solo una piccola modifica alla delibera numero 36. Era sull'oggetto di variazione del bilancio. Era una discussione tra me e l'assessore Adamoli. Stavamo parlando di effetti del cambiamenti climatici, e io avevo posto di dare risalto alla sicurezza, vorrei aggiungere la parola ambientale, dando l'attenzione alla protezione civile e dando attenzione alla manutenzione del verde pubblico. Tutto qui, grazie. Sì, quindi lo mettiamo già in votazione così emendato, se nessuno ha niente in contrario. E i verbali sono appunto dal 33 al 37. Se c'è qualcun altro che chiede qualche modifica, altrimenti votiamo subito. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Nessuno? Il terzo punto dell'ordine del giorno è il servizio di igiene ambientale, gestione di rifiuti urbani assimilati, spazzamento strade, svuotamento cestini, con attivazione della tariffa unica di bacino, comprensiva dell'applicazione e riscossione della tariffa corrispettiva. Si tratta dell'affidamento diretto in house del servizio a Coinger SRL, quindi è il passaggio dalla Tari, quindi da una tassa, a quello che è un corrispettivo per un servizio fornito. Tanto che se ne parla, sono tanti
state tante discussioni, adesso la discussione è oramai matura e ero al telefono oggi pomeriggio con l'amministratore unico di Coinger e saremo il 15° comune che va ad approvare questa, la tariffa puntuale di bacino che adesso vi illustrerò nei, diciamo, per sommi capi, nei dettagli ancora la trovate agli atti perché comunque è una rivoluzione, quindi una cosa molto, molto complessa, tra l'altro che Coinger ha proprio proposto nella sua completezza con la misurazione di tutte le frazioni urbane. Siamo uno dei primissimi consorzi, non il primo, ma uno dei primissimi consorzi in Italia ad avere la misurazione di tutte le frazioni e quindi vi illustrerò un po' per sommi capi quello che succederà da qui al 1° gennaio 2021, quando proprio partirà la bollettazione da parte di Coinger. È un cambiamento importante, ovviamente adesso solo ne accenniamo, poi ci sarà tutta un'intensa fase di comunicazione nei confronti della popolazione, fatta di tanti momenti, tanti incontri, tra cui il proprio Coinger che verrà a Vedano per illustrare direttamente quello che è il dettaglio nei confronti proprio dell'utenza, quindi delle famiglie e delle attività produttive. Adesso mi sposto un attimo di là e ve lo spiego. Prego, sì, metto pure. Prego. Ecco, allora la trovate già proprio nel titolo, una tariffa corrispettiva, quindi il cambiamento epocale che si passa da una tassa basata sui metri quadri e il numero delle persone e un coefficiente in funzione dell'attività a una tariffa corrispettiva, un po' come quello che è il pagamento della luce, dell'acqua, del gas, che è a fronte di un servizio fornito, a fronte di un consumo, in questo caso di una produzione che però ha un costo per la sua gestione, per il suo smaltimento. E la novità sta proprio in questa parola puntuale, perché ogni utenza avrà una propria bollettazione in funzione dei rifiuti che produce, della quantità di rifiuti che produce e anche della qualità, a seconda della frazione che produce. Quindi sarà proprio una misurazione che prenderà la virtuosità delle singole famiglie, delle singole attività e le metterà diciamo nella bolletta. In generale, quindi, si ha una generale diminuzione dei rifiuti e un aumento della qualità della raccolta differenziata. Di bacino, perché è proprio la peculiarità di Coinger che ha voluto tenere un piano finanziario unico per tutto il bacino, proprio perché anche se di fatto non ci sono gli ambiti territoriali omogenei come avviene un po' per l'acqua, di fatto Coinger opera da tanti anni con le stesse modalità sui nostri 25 comuni e quindi la risposta del cittadino e delle attività produttive è omogenea e quindi si può portare avanti una tariffa che è simile, cioè uno muovendosi da Vedano a Castiglione a Venegono Inferiore avrà, con lo stesso ovviamente comportamento, avrà lo stesso costo per i rifiuti. Ecco, il bacino appunto è questo, costituito da 25 comuni con oltre 100.000 abitanti, siamo uno dei consorzi in Italia, in Lombardia tra i più importanti, poi ce ne sono in Italia più grandi, però è una società in house che ha un bacino notevole e quindi un'omogeneità di servizi. Le stelline che vedete sono i centri di raccolta e anche una proprio possibilità per l'utente di potersi muovere da un comune all'altro e usare le stesse modalità di raccolta. Gli obiettivi, lo vedete qui la situazione attuale che è sempre interessante, la raccolta differenziata ha raggiunto livelli abbastanza importanti,
oscillava tra il 75%, adesso abbiamo raggiunto il 76% di raccolta differenziata, che è un obiettivo importante. La media nazionale, se non ricordo male, è attorno al 55%, però per fare dei passi successivi serve proprio un cambio e serve proprio passare alla tariffa puntuale. Infatti lo studio, se vedete, evidenzia che a regime si dovrebbe raggiungere, superare una percentuale dell'87%, come da esperienze di consorzi simili che tra l'altro hanno magari anche delle misure più semplici di quelle nella proposta. E li vedete per un comune un po' più grande del nostro, che dopo un paio d'anni dall'applicazione della tariffa aveva già raggiunto l'81%. La raccolta indifferenziata, che adesso è a 90 kg abitanti, è uno dei costi principali. Questo parametro attualmente è attentamente monitorato da Coninger, dovrebbe scendere fino a 50 kg abitante, sia per la maggiore differenziazione sia per il cambiamento di abitudini che i cittadini apportano negli anni proprio per produrre meno rifiuti. Sarà un approccio tecnologico per tutte le frazioni, tranne la plastica, che usa un sacco con un barcode. La tecnologia ci viene in aiuto con questi RFID, che sono questi microchip, chiamati così, all'interno di questi contenitori rigidi che Coninger fornirà a casa delle persone, che conterranno il numero, una piccola antennina passiva che conterrà il numero identificativo dell'utenza, una georeferenzazione, che è quel punto che vedete qua, quindi viene presa la posizione in cui il rifiuto viene prelevato e quindi anche, diciamo, un controllo proprio di dove viene fatto. Poi questi dati vengono trasmessi attraverso la rete internet, attraverso un GPRS presente sul camion di raccolta all'interno di poi quello che sarà il sistema, che poi potrà trattare questi dati. Questo è il sistema scelto da Coninger, non è l'unico, però è quello che si è verificato essere il più efficace anche nella sperimentazione che da 2 anni il Comune di Morazzone ha portato avanti. Il primo tentativo di passare con dei contenitori, con dei sacchi anziché usare dei contenitori, sembra abbia evidenziato delle problematiche nell'affidabilità della lettura, che ha consigliato a Coninger di passare a dei contenitori rigidi, che sono più affidabili in questo caso. I contenitori sono rigidi, questi mastelle di varie dimensioni in funzione dell'utenza, quindi, e della tipologia. Il sacco sarà, dicevo, solo quello della plastica con il barcode. Per le utenze più grandi, quindi le attività produttive piuttosto che i condomini, saranno messi a disposizione dei carrelli, e la consegna sarà gratuita a domicilio dell'utente con georeferenzazione, cioè si saprà proprio a dove quel contenitore è stato distribuito. Saranno appunto, vedete lì nel dettaglio, le varie dimensioni in funzione. Questa è una tabella indicativa dove, a seconda del numero di residenti, del nucleo, a seconda della dimensione del nucleo familiare, vengono distribuiti dei contenitori di una dimensione piuttosto che non un'altra. Ovviamente queste sono indicazioni iniziali, poi l'utente può cambiare a seconda della comodità con cui si trova. Il tipo di raccolta, allora, sarà quindi ancora domiciliare, ovviamente, con le frazioni principali, e la misurazione sarà volumetrica, proprio per semplificare, perché la pesatura vera e propria ha un costo veramente alto, mentre la misurazione del volume è una cosa più semplice. Poi
nel calcolo, nella bolletta, i cittadini si troveranno in realtà un peso attraverso la conversione, attraverso il peso specifico, una semplice moltiplicazione, il peso specifico del rifiuto che viene ogni mese determinato, consentirà questo, il fatto di essere anche una misurazione volumetrica consentirà anche ai cittadini di impegnarsi di più in quello che è la compressione del rifiuto, che è uno dei fattori, anzi forse il fattore principale, perché i rifiuti sono molto voluminosi, quello che si paga è il trasporto, il camion, e quindi più rifiuti ci stanno nella unità di volume, meno costa al consorzio e quindi alla collettività la raccolta del rifiuto. Si continuerà ovviamente la raccolta degli ingombranti del verde, che verrà fatta a richiesta per singola prestazione, fatturata per singola prestazione, e poi ovviamente continuerà presso i centri di raccolta, ovviamente con la misurazione del rifiuto anche al centro di raccolta per evitare che ci siano delle scappatoie. E qui vedete un po' appunto come funziona il sistema, un po' come vi dicevo prima. Ecco, in casi particolari, in commissione è emerso la questione pannolini e pannoloni, la vedete esplicitata qui. Ovviamente trattandosi di tariffa corrispettiva di servizio di una società, non può farsi carico dei costi sociali. Ciò non vuol dire che sia impossibile venire incontro a esigenze particolari come possono essere queste. Il caso particolare, un po' come avviene adesso per il bonus acqua, il bonus della luce, il bonus gas, è un qualcosa dove se ne deve far carico la fiscalità generale attraverso la singola misura del comune. Quindi sarà possibile fare sia degli interventi specifici, come adesso un'agevolazione su un caso del genere, piuttosto che sull'utenza che si dovesse trovare in condizioni particolari. Non lo si può chiedere alla società di farsi carico di questo costo, però lo può fare il Comune prevedendo delle misure specifiche, quindi anche Vedano al momento si darà da fare in questo senso. Invece la raccolta proprio differenziata dei pannolini che viene fatta in qualche comune, Coinge si è detto disponibile non subito all'inizio con questa tariffa, perché come capirete le problematiche sono tante, però in un secondo momento si potrà attrezzare, anche se i soci lo vorranno, si attiverà anche per la raccolta proprio differenziata specifica di questo rifiuto. Poi ovviamente, come dicevamo in commissione, l'utenza può anche mettere in atto comportamenti virtuosi. Già a Vedano diverse famiglie si erano mosse in questo senso, credo si chiamano famiglie sballate, questo progetto partito dalla scuola, dove il pannolino per esempio era riciclato, lavabile come si faceva una volta. È una modalità in più, ovviamente non obbligatoria, che ognuno può mettere in atto se vuole mettere in atto comportamenti virtuosi, ovviamente prima per l'ambiente, come lo si faceva all'interno delle famiglie sballate, credo che non avessero nessun tipo di incentivazione, ma lo facevano proprio per sperimentare dei comportamenti virtuosi per l'ambiente. Poi c'è il caso particolare dei condomini, quindi i condomini che hanno un alto numero di condomini per i quali non è praticabile il contenitore individuale. Coinge propone due soluzioni: la dotazione di contenitori condominiali intelligenti con un sistema di apertura automatizzato, in maniera tale che non possano esserci depositi dall'esterno di quello che è il condominio, e poi con la ripartizione l'amministratore definisce come ripartire il costo del rifiuto sui condomini, per esempio usando
i millesimi piuttosto che altri tipi di misurazione, oppure dei sacchetti registrati in fase di consegna, eccetera, cioè si può, le soluzioni ci sono e verranno poi discusse caso per caso. Nei condomini invece di piccole dimensioni, si faceva caso fino a 4 o 6 famiglie, invece è più pratico il singolo contenitore, la misurazione singola per ogni famiglia. C'è poi il caso dei mercati settimanali, quindi le attività vengono misurate, quindi cioè le attività produttive stabili vengono, seguono la misurazione come le famiglie, quindi verrà fatturato in funzione della produzione, non più adesso come in funzione dei coefficienti in base alle metrature, quindi con anche una migliore equità nell'applicazione della tariffa. Per i mercati settimanali, che invece non sono così stabili, saranno appunto delle misure specifiche che verranno messe in atto negli anni, e nelle more dell'attivazione dice, si continuerà col sistema del decreto ministeriale. Il grosso problema dei rifiuti abbandonati, il problema che viene sollevato, è un grosso problema già adesso, e azioni sono state messe in atto, diversi sono stati pizzicati negli anni in questi veramente comportamenti che sono incomprensibili ai più, però che spesso, cioè ogni tanto avvengono anche proprio da parte di attività produttive, di casi sono stati diversi, e quelli appunto pizzicati hanno ammesso appunto che era un comportamento proprio tollerabile, però di solito viene una delle prime critiche che viene fatta con la tariffa puntuale, che poi aumenteranno i rifiuti abbandonati. Come già accennavo in commissione, l'esperienza sia di un comune vicino al nostro, il comune di Malnate, che è già partito da almeno 4 anni con la tariffa puntuale, sia il comune di Morazzone, che l'ha attivata in maniera sperimentale, i rifiuti non sono aumentati, gli abbandonati non sono aumentati in maniera significativa, però bisogna mettere in atto delle azioni specifiche. Lì ne trovate alcune, una è il regolamento unico che già inizia a circolare come bozza e verrà adottata più avanti da Coinger, quindi un regolamento rigoroso e quindi uniforme nell'arco di tutti i comuni del Coinger, un ispettore ambientale che quindi possa supportare i comuni e li possa aiutare nell'applicazione di questo regolamento unico. L'app specifica è già disponibile, poi vi dirò qualcosa, ma anche delle misure più specifiche, come li vedete per Vedano abbiamo previsto la formazione degli agenti di polizia locale, piuttosto che l'utilizzo di fototrappole, l'ingresso, cioè l'implementazione di guardie ecologiche che avverrà anche grazie all'ingresso di Vedano nel PLIS, e poi il controllo del vicinato che tra le altre cose si può occupare, anzi si occupa già adesso di segnalazioni del genere. Ovviamente tutto verrà fatto, serve anche una campagna di sensibilizzazione, perché grazie al cielo la grossa parte dei cittadini è responsabile e sensibile anche alla campagna di sensibilizzazione che verrà messa in atto con decisione da parte di Conge. Vi dicevo di questa app che è disponibile, consiglio già a tutti di scaricare da Google Play o da Apple Store, è un'app non specifica di Coinger, ma che si personalizza nel momento in cui voi mettete che siete residenti a Vedano, e vi aiuta proprio nel ricordarvi i giorni della raccolta, ma anche consente, il motivo per cui viene citata qua, di segnalare con delle fotografie georeferenziate i rifiuti abbandonati, e quindi consentire a Coinger di attivare la procedura che
è già stata affinata nel tempo anche qui a Vedano e prevede appunto il riscontro da parte della Polizia Locale e da parte del nostro ufficio tecnico per le procedure di legge applicabili in questi casi e quindi anche attivare le sanzioni laddove si identifichi il responsabile. Quindi questo è un consiglio che do a tutti, si chiama Riciclario, questa app la trovate subito ed è molto molto utile. Un altro caso particolare è quello delle produzioni occasionali, sovrapproduzioni, le chiama qui, per esempio una festa privata, ecco, in quel caso lì le mastelle che abbiamo a casa potrebbero non essere sufficienti, allora in quel caso Conge è disponibile a fornire dei contenitori in aggiunta, quindi provvisori per in occasione di questi eventi, oppure anche concordare dei ritiri straordinari, ovviamente tutti che verranno contabilizzati. Questi sono quindi un caso particolare che viene affrontato dal progetto. La consegna, dicevamo, dei contenitori sarà porta a porta con un corriere, però prima di arrivare alla consegna materiale dei kit viene fatto prima il censimento delle abitazioni, quello che chiama qui concertazione vuol dire andare a vedere il numero di consegnare, di capire il numero di contenitori che servono per quella specifica utenza. Queste sono delle fasi molto importanti che servono anche a far emergere utenze che invece non sono per esempio a ruolo tari. E il Comune di Morazzone, che appunto sono 2 anni che ha fatto questo lavoro, ha fatto emergere, il semplice fatto di fare questo censimento ha fatto emergere il 10% di utenze che non erano censite, soprattutto commerciali e seconde case. A Vedano dovremmo essere messi bene sotto questo aspetto, quindi non avere grandissime sorprese, però questa fase è una fase molto importante che consente tra l'altro ai comuni di introitare anche la mancata utenza degli ultimi 5 anni. Sono dati che poi Conger metterà a disposizione dei comuni appunto per rientrare di queste somme che sono state eventualmente evase. E poi alla fine la consegna del kit, come dicevo, a casa proprio delle persone con i kit, ovviamente con il microchip corrispondente all'utenza. Ecco, poi un altro che troverete nel progetto, il fondo di salvaguardia, come già previsto per 2 anni, per quelle utenze che dovessero avere una differenza molto grossa tra la tariffa attualmente applicata e quella puntuale, di dare il tempo all'utenza di abituarsi, di transitare verso consumi più virtuosi, quindi produzione di rifiuti inferiori, con un paio d'anni di questo fondo di salvaguardia che va a compensare l'eventuale sovraccosto che ci dovesse essere per delle utenze particolari, parliamo magari di famiglie numerose piuttosto che di attività che pur avendo delle metrature piccole producono dei rifiuti o dei rifiuti particolarmente costosi come può essere l'umido o l'indifferenziato, per cui si è messo a disposizione per almeno un paio d'anni di portare avanti questo regime di transizione della tariffa. Ecco, la tariffa sarà composta da due fattori, sia la tariffa domestica che la non domestica. Una parte fissa, ma come vedete qua, in funzione dei contenitori dati in dotazione, quindi se uno usa contenitori piccoli, se fa bene la compressione, la raccolta differenziata, avrà anche dalla parte fissa un'agevolazione perché userà sempre dei contenitori di piccole dimensioni o pochi contenitori. Poi c'è la parte variabile che invece vedete lì è in funzione dei conferimenti, quindi quello che Conger chiama prese, cioè il numero di contenitori rilasciati nell'arco del tempo, e quindi sarà questo doppio metodo.
La bolletta di Coinger, vedete qua, con le varie voci che lo compongono, vedete anche al centro un segno, qui un segno meno, che è la prima volta che compare nelle bollette, che è dovuto al fatto che ci sono delle entrate dai rifiuti. In questo consiglio si è sentito tante volte quanti rifiuti siano una risorsa, effettivamente per quello che riguarda la carta e la plastica e in parte il vetro, sono dei rifiuti che hanno anche un introito che viene determinato dal CONAI. Questo introito, quindi l'utente troverà in bolletta anche un segno o meno che andrà a diminuire quello che è il costo complessivo, per proprio mettendo in evidenza, in funzione dei rifiuti che ha prodotto, quindi sarà applicato il prezzo di euro al chilo, che varia in funzione del momento del mercato, si troverà riconosciuto questo contributo da parte del Coinger, da parte del CONAI. Ecco, tra le ultime cose, per concludere il piano appunto di comunicazione, quindi abbiamo visto una struttura complessa della tariffa, una grande rivoluzione nelle case di tutti noi, quindi Coinger ha già previsto proprio una campagna, intensa campagna di pubblicità, qui vi cito quelli che mi ricordo sono stati detti in assemblea, quindi dei manifesti, istituzioni pubblicitarie, lettere, materiale informativo a casa degli utenti, un'intensa campagna social media, incontri proprio nei comuni, almeno due, però tu sei detto disposto a fare tutti gli incontri che dovessero servire, e per arrivare alla consegna dei contenitori entro la metà del 2020 e l'inizio del servizio dal 1 gennaio 2021. Questo è il piano di Coinger che verrà approvato nella prossima assemblea. Questo è tutto da parte mia per quello che riguarda la tariffa puntuale. Bene, adesso se c'è qualche intervento, ben volentieri, sulla tariffa puntuale, sull'approvazione di questa tariffa. Consigliere Uboldi, prego. Allora, prima faccio una premessa. Ho partecipato per la prima commissione territorio, per la prima volta. Mi aspettavo magari di ricevere insieme alla convocazione magari qualche prospetto, qualche magari la convenzione sul PLIS dell'ANSA o qualche magari documento sulla tariffa, in modo da poter già in commissione poterne parlare. Invece purtroppo non ho ricevuto nulla. Ho sentito per la prima volta appunto tutta la convenzione letta, eccetera. Mi è arrivata tutta la documentazione, come mi è stato detto dal Presidente della Commissione, mi è arrivata tutta la documentazione martedì pomeriggio. Sono la bellezza solo di tariffa unica, sono 820 pagine, martedì pomeriggio, oggi è giovedì, è stata dura riuscire a leggere e valutare tutti i documenti, i dati, eccetera. Noi stiamo cercando di portare una politica costruttiva, però abbiamo bisogno anche del vostro aiuto, perché così veramente non possiamo essere d'aiuto. Io mi trovo stasera a dover fare, magari come ho fatto sabato, delle domande alle quali però non ho dei dati, non ho delle e quindi magari possono anche essere domande inutili, banali. Ci piacerebbe essere un pochino più coinvolti anche sull'aspetto dei documenti e di poter comunque gestire in forma comunque molto più esplicativa per tutte queste esigenze, al di là che poi noi possiamo essere favorevoli, ci possiamo astenere o magari essere contrari. Chiediamo solo di poter avere i dati in mano un pochino prima. Questo era un preambolo che volevo fare, perché insomma sono rimasto molto deluso, dico la verità, da questa prima commissione.
La seconda cosa invece è che noi non siamo critici su questa tariffa puntuale, siamo un po' preoccupati, leggendo anche i vari delibere degli altri comuni, ci siamo posti le stesse domande che hanno posto anche negli altri comuni, alle quali il signor Sindaco ha già risposto stasera in parte, quindi siamo un po' preoccupati per questo cambiamento. Volevo chiedere infatti come mai solo 16 su 25 hanno aderito o hanno dato risposta positiva e come mai gli altri invece non hanno aderito. Questa è una preoccupazione proprio di ogni cittadino, al di là della formula o della... ci ha spiegato un po' della tariffa variabile e tariffa fissa. La tariffa fissa chiaramente per un servizio che Conger fa, eccetera. La nostra preoccupazione che è stata comunque anche dichiarata, che ci sarà un aumento dei costi per i primi anni per tutti i cittadini e per tutte le famiglie, e sarà valutata più o meno, si parlava di un 10%, per poi nel corso degli anni, per quelli più virtuosi, probabilmente, non c'è la certezza, di poter risparmiare. Questa cosa un pochino, a me preoccupa un po' per tutti quei cittadini che già fanno una differenziata molto alta. E questo mi preoccupa e preoccupa noi, perché questi cittadini sicuramente saranno i primi ad essere ancora più virtuosi, mentre chi non è stato virtuoso in questi anni, appena capisce che meno produco, meno pago, saranno i primi che cercheranno di fare i furbi. Quindi ci sarà sicuramente il rischio di abbandono di rifiuti, sicuramente, ma anche nei cestini, non solo nei parchi o nei boschi, anche il sacchetto lanciato dalla macchina. Questo mettiamolo in conto. L'altra cosa che volevo capire appunto era, in base al comma 659 sui pannoloni e pannolini, il Comune pensa di agire verso tutte quelle famiglie che hanno comunque bambini piccoli o persone anziane in casa, o solo ad alcune? Questo proprio in generale dico, c'è un'idea poi di programmare appunto insieme a Conger una, come succede in altre regioni dove c'è il contenitore per i pannoloni, i pannolini, di poter arrivare a una, visto che producono tanto volume, al di là dell'aspetto del riciclo o del riuso dei pannolini che in tante famiglie diventa veramente ingestibile poterlo attuare, soprattutto quando c'è solo magari il papà e la mamma a fronte di tanti bambini senza aiuti esterni, diventa sempre più difficile. Aspetti che... Io per il momento mi sono segnato anche alcuni appunti che hanno fatto in altri comuni, riguardano bene o male quello che stiamo discutendo stasera, le preoccupazioni sono queste, quindi il cambiamento è radicale, è ampio, la cosa magari non si poteva partire solo magari con una tipologia solo, come ha fatto Morazzone con solo due tipologie, proprio per istruire le famiglie a un cambiamento così radicale, magari passo per passo. Queste sono tutte domande che faccio stasera in due giorni di visione di tutti questi documenti. Per il momento ho finito. Grazie consigliere Boldi. Adesso, come dicevo, stasera accenniamo solo per sommi capi, per poi dare mandato al sindaco di partecipare alla prossima assemblea Coinger e poter votare favorevolmente all'approvazione di questo progetto. Questo è il passaggio che ci aspetta. Poi dopo ci saranno sia quella campagna di comunicazione, quindi sì, nel dettaglio tutti noi saremo coinvolti e principalmente la commissione territorio nel capire, vedere, gestire i particolari e Conger poi nel corso degli anni se qualcosa sarà da aggiustare, come ha sempre fatto in questi anni, aggiusterà. Quindi è un progetto ambizioso che però non è opinabile, nel senso che non ho fatto tutta la premessa legislativa per non ammorbarvi stasera, però è un
adempimento che è un obbligo comunitario, i rifiuti devono essere pagati da chi li produce, il principio non è derogabile, è stato recepito già dal decreto legislativo e non è stato portato avanti con un obbligo proprio di legge dando una scadenza ai comuni, però è già scritto che la soluzione per i rifiuti è la tariffa puntuale, ma è scritto chiaro che è quella. Poi nelle more dice si può andare avanti ancora nella raccolta precedente, però è nelle more, quindi prima ci attiviamo e prima arrivano i benefici. Questo è il motivo per cui Coinger sta portando avanti negli anni questa tariffa avanzata, molto, molto dettagliata, che produrrà senz'altro degli ottimi frutti, innanzitutto per l'ambiente, poi anche per le tasche dei cittadini, ma soprattutto andrà a togliere quella che è l'ingiustizia che avveniva anche adesso, che è sollevata spesso da chi mi viene a trovare, che non capisce perché una signora anziana da sola in una villa deve pagare come 8 pakistani che stanno in un appartamento in un appartamento di più piccolo. Lo dico, questo è un pakistani perché è una cosa che sì, non è mia, la citazione non è mia, è una cosa che è uscita nell'assemblea di Coinger, perché ogni tanto escono queste perle, così. Quindi è una i metri quadri, il numero di componenti non è una misurazione che è giusta ed è in linea col principio comunitario, quindi è una cosa che è accettata adesso come transizione. Già adesso vengono applicati dei coefficienti alle attività produttive, anche lì spesso non corrispondono alla realtà, perché sono coefficienti degli studi nazionali che poi non corrispondono alla realtà specifica, e abbiamo visto anche dei commercianti con vedersi applicare delle tariffe importanti con invece magari una produzione di rifiuti minima, per cui è senz'altro una tariffa più equa, più impegnativa. Sull'aumento, quindi, c'è un aumento che è dovuto agli investimenti che Coinger deve fare, queste mastelle che saranno consegnate gratuitamente a casa dei cittadini, ovviamente qualcuno le deve pagare, l'RFID, il sistema di raccolta stessa, la sede per ricevere i cittadini, il sistema di bollettazione, sono tutti degli investimenti che devono essere fatti nel tempo. Perché solo 16 su 25, ci sono alcuni comuni che sono contrari per principio, alcuni che sono contrari perché c'è stato un cambio di amministrazione e hanno fatto una bandiera, una battaglia, qualcuno che ha nel suo comune delle specificità, ha caricato nel piano finanziario dei costi che non sono loro, e quindi alcuni comuni sono proprio fermamente contrari a questa tariffa, hanno proposto dei modelli diversi che però vorrebbero dire rifare completamente il progetto e andare avanti per altri 2 anni in un progetto intermedio per poi arrivare alla tariffa definitiva. Il motivo per cui si misurano tutte le frazioni è stato anche un cambiamento. Il consigliere Boldi non c'era, però già nel precedente mandato siamo andati a produrre un documento di Coinger che misurava solo 2 frazioni. Questa era la tariffa puntuale iniziale di Coinger. Poi questa tariffa è stata modificata in seguito a una sentenza della Corte dei Conti di non mi ricordo che regione, che deliberava che per essere chiamata tariffa corrispettiva, quindi non essere più una tassa ma essere un corrispettivo applicato da parte, in quel caso da parte del comune,
si dovevano misurare tutte le frazioni, perché misurando solo invece l'umido e l'indifferenziato, come era la tariffa iniziale di Coinger, non poteva essere considerata una tariffa corrispettiva, contemplando anche il numero di abitanti e il numero di residenti e i metri quadri, perché quella tariffa conteneva questi tre elementi. Solo la misurazione pura consente, secondo consolidata giurisprudenza, di poterla chiamare tariffa corrispettiva, quindi anche con tutte le ripercussioni IVA che ci sono. Ha fatto bene il consigliere Uboldi a citare i cestini, perché sono un punto importante e nella tariffa viene solo, nel progetto viene solo accennato, però ci sarà anche il progetto da parte di Coinger di modificare e di inserire, di avere una gestione omogenea in tutti i 25 comuni, di avere gli stessi tipo di cestini. Questo sia per migliorare la raccolta, ma anche consentire, con dei cestini speciali che sono stati sperimentati a Morazzone, anche impedire quell'abbandono ingiustificato di rifiuti indifferenziati e anche una diversa dislocazione e distribuzione sul territorio. Questa è una cosa che arriverà in un secondo momento, però è una misura già prevista di contrasto all'abbandono dei rifiuti. Per quanto riguarda i pannolini, ho già detto, adesso è possibile in questa fase prendere degli impegni o definire quali saranno le misure del comune di Vedano, visto che abbiamo detto che è una misura specifica che il comune può applicare, però è senz'altro una sensibilità che verrà tenuta conto e appunto con delle misure specifiche verrà applicata anche a Vedano, e credo non solo per in questo caso, ma come esiste il bonus acqua, il bonus gas, il bonus luce, si potrà parlare, se non arriva il legislatore nazionale prima, si potrà applicare anche a Vedano un bonus rifiuti per quelle utenze che dovessero avere delle difficoltà economiche, ancorché temporanee, per motivi economici. Ecco, quindi credo di aver risposto un po' a tutte le domande. Se c'è qualcos'altro, sì, posso rispondere, rispondo volentieri. Consigliere Conti, prego. Buonasera a tutti. Niente, volevo esprimere la mia grande preoccupazione, come dicevamo prima, per l'abbandono dei rifiuti, che secondo me non avverrà dentro il cestino, ma fuori dal cestino. Quindi ho paura proprio che verremo immersi da abbandono dei rifiuti. Poi volevo chiedere i parchi come verranno trattati, se verranno messi dei bidoni come c'erano una volta, tipo il parco Faraforni, o sempre rimane così com'è. Sì, allora, per l'abbandono dei rifiuti ho già detto ampiamente, se c'è questa giusta preoccupazione muoviamoci tutti per segnalare, per darci da fare. Già da oggi ci sono questi abbandoni e quindi segnaliamo. Lo strumento ve l'ho dato, questa app riciclario si può già usare da oggi per segnalare gli abbandoni dei rifiuti, l'ho provata io personalmente, funziona. E la procedura di rimozione dei rifiuti e sanzionatoria viene seguita e viene applicata e dà anche i suoi frutti. Quindi iniziamo già fino ad oggi, iniziamo già con i nostri vicini di casa, perché tanto per i rifiuti funziona per imitazioni, per i nostri vicini ci seguono, l'ho sperimentato anch'io a casa mia, è un argomento complesso, l'abbiamo fatto con l'assessore tante volte fuori dalla casa dei vedanesi e le domande sono tante
e i comportamenti virtuosi ancora di più, perché li abbiamo anche noi imparati o dai vedanesi tanti comportamenti virtuosi che si possono adottare. Quindi speriamo che vada tutto per il meglio, come sta andando già Malnate, ripeto, da 4 anni, non ho mai sentito che Malnate è stato sommerso da rifiuti, né è stato sommerso Morazzone dai rifiuti. Sono due esempi vicini a noi, ma la tariffa puntuale non è solo nei comuni del Conge, è già applicata da anni in tanti comuni dell'Emilia Romagna, nel Triveneto, quindi è una cosa già una realtà. L'ho vista in un piccolo comune di 800 abitanti in Trentino già una decina d'anni fa, tariffa puntuale, proprio misurato con l'RFID, molto simile a quella che andiamo ad approvare stasera. Quindi siamo almeno in ritardo di 10 anni in provincia di Varese su questa cosa. Quindi è una preoccupazione giusta di tutti, impegniamoci per quanto riguarda i cessini. Ho già detto anche di quello, c'è un piano Coinge di uniformare i cessini, poi magari l'assessore l'ha già seguito, vi potrà dire qualcosa di più, e anche quello è un qualcosa che nei nostri parchi notiamo, ma con i nuovi cestini secondo me può essere contrastato ancora meglio, con una campagna proprio di sensibilizzazione, di contrasto proprio specifica su questo punto. Bene, se c'è qualche altra domanda, consigliere Tizzi, prego. Ok, grazie, buonasera a tutti. Anch'io, leggendo queste 737 pagine, ho contato, ne ho lette meno, ho preso alcuni appunti e adesso cercherò di fare un discorso. Appunto, esaminando questa normativa europea e anche la tariffa, l'aumento qui del costo pro capite, che prevede nel 2020 circa 101 euro per persona, ci sono degli aumenti. Facendo il conto per quanto riguarda la mia bolletta, ci sono degli aumenti di circa il 30%. Quindi, proprio in previsione di questo aumento e della normativa europea, che non prevede tutto subito, secondo me dovremmo concentrarsi solo sull'indifferenziato, iniziare a partire magari con una parte, cioè premiare secondo me chi esegue la raccolta differenziata, chi divide il rifiuto, sarebbe già una bella cosa, divide il rifiuto dalla plastica, dalla carta, dall'umido, dal vetro. Fare pagare tutto di più, secondo me subito così, è un po' assurdo. Il rifiuto, come già detto, viene venduto, risulta un guadagno. Ci sono addirittura le macchinette dove uno mette le bottiglie e dove erano i soldi. Non paghi, ma anzi guadagni. Secondo me questo inizialmente non è per niente un aiuto per le famiglie numerose. Logico sia con bambini piccoli ma anche con bambini adulti, cioè è logico che una famiglia che ha qualche figlio, alcuni figli, paga di più, consuma di più, però paga di più. Quindi secondo me dovremmo cercare di aiutarli. Infatti non mi sembra che la vostra politica era una politica sociale per alcune categorie, anche la famiglia. Bisogna secondo me partire ad aiutare il cittadino a capire l'importanza del riciclaggio, l'importanza della raccolta differenziata. Poi una cosa che mi è stato detto è che sulla tariffa viene applicata l'IVA, che è un ulteriore costo per il cittadino. Quindi su questa tariffa c'è pure l'IVA da pagare. E, secondo me poi il cittadino non può limitare l'uso dell'imballaggio in maniera così drastica, in quanto tutto il discorso deve partire anche dall'industria, dalle grandi distribuzioni. Il prodotto viene confezionato in imballaggi di plastica, in polistirolo, e il consumatore, oltre che pagare il prodotto con la confezione, è inevitabile che si porti a casa la plastica. Ed oltre che dividerla, differenziarla, come dico io, la ripago un'altra volta. Quindi negli Stati Uniti, per dire, è tutto di carta, dal piatto alla forchetta al bicchiere, tutto carta riciclata. Poi, una domanda, se il servizio non dovesse andare bene, sono troppi costi, i cittadini che non si trovano,
possiamo svincolarci quando vogliamo oppure siamo obbligati a rimanere per un periodo fisso? Ovvero questa sera condanniamo, o meglio condannate i cittadini per un po' di tempo, si può uscire oppure se, perché visto che è una cosa che parte, non sappiamo com'è, se dovesse andare male si può uscire oppure no. Altro aspetto, le eventuali contestazioni dei cittadini. Se i conti non tornano, ovvero tra il cittadino e la Coincer, se ricevo, non so, durante l'anno una tariffa di ritiro per 50 sacchi e invece io ne ho messi fuori 30, come si fa a sistemare la parte contabile? Magari, non so, adesso se ho capito bene, l'operatore deve digitare due volte, magari digita due volte il sacchetto per sbaglio, il codice del mio sacco, e magari c'è una incongruità su quello che mi fattura e su quello che ritengo di pagare. Ci saranno poi dei contenziosi, queste spese legali. Le spese legali poi, che si accollerà Coinger, vengono ribaltate sui cittadini oppure se le assorbe la Coinger? Lo svuotamento dei cestini, rimangono fuori dalle tariffe puntuali oppure vengono addebitati a parte? Poi ho visto prima, ha spiegato nei grandi condomini, per dire, facendo questo discorso, l'utente attento alla diminuzione dei rifiuti rischia di non avere poi nessun vantaggio su altri magari meno attenti. Quindi questo potrebbe essere una criticità. Poi, per quanto riguarda tutti questi fogli che ho letto, ho visto il parere del responsabile di ragioneria. E il parere del responsabile di ragioneria dice che la regolarità contabile è non favorevole. Qui mette 7 punti: assenza del documento a valenza pluriennale di valutazione comparativa sotto l'aspetto economico, organizzativa, ce ne sono diverse. Il perfezionamento tardivo dei contratti di servizio non risulta conforme alla normativa di settore, secondo cui l'affidamento di un servizio deve di regola essere preceduto e non seguito dal contratto di servizio. Qui c'è anche questo parere non favorevole, volevo capire come mai. E poi anche questo, visto che il parere è stato comunicato, se è stato comunicato questo parere alla Coinger, se è stato segnalato, visto che vedo che è datato metà settembre. E quindi sarebbe stato interessante sapere dai consulenti Coinger una loro motivazione, una loro risposta, cosa ne pensano in riferimento a questo. Poi un'altra cosa che mi ero segnato, nel bilancio, oltre il costo Coinger, nella voce indicata, c'erano, mi sembra, altri costi attinenti, non solo servizio Coinger, pulizie, mi sembra, fatte da un dipendente comunale, personale che rispondono alle domande sui rifiuti. Questo servizio poi verrà tolto? Visto che non potete poi dire di no, abbiamo quindi le contropartite dei ricavi, cioè questi servizi vengono mantenuti e nel bilancio avete già trovato delle contropartite coi ricavi. Quali dovrebbero essere? Visto che poi fra poco si farà il bilancio preventivo, magari avete già la soluzione. E poi quanto potrebbe peggiorare il nostro bilancio per i costi rimanenti? Come ad esempio, io so che il personale prima veniva anche impegnato in qualche attività dei rifiuti, adesso abbiamo il personale magari dirottato in qualche altra attività, ecco, quindi c'è un maggiore costo nel bilancio. Ecco, dopo tutti questi dubbi io non saprei proprio cosa dire, fare sinceramente, mi lascia molti dubbi, mi sembra una cosa un po' fatto di corsa, per quello io proponevo iniziamo a fare magari prima l'indifferenziato. Poi mi concordo con il consigliere Boldi, il solito vizio di mandare i documenti all'ultimo minuto, sono datati settembre, li abbiamo ricevuti 2 giorni fa, mi sembra un po', e quindi non molto bello. E questo secondo me è sì un indirizzo dato dalla Comunità Europea, però è molto nebuloso. Non abbiamo ancora tutti i dettagli, attendiamo ancora molte delucidazioni. Però noi non faremo sicuramente nessuna rimostranza, nessuna raccolta firme, non solleveremo il malumore dei cittadini, come è stato fatto per l'apertura della discarica, poi affidata a Coinger.
che voi stessi adesso state molto apprezzando e la ritenete una soluzione pregevole. Grazie. Grazie consigliere Tizzi, adesso non so se riuscirò materialmente a rispondere a tutte queste domande, ma qui adesso mi sono appuntato alla questione dell'IVA. Già adesso al comune Coinger espone un costo del servizio IVA compresa, perché siamo l'ultimo anello della catena e quindi già ai cittadini la TARI già contiene una parte di IVA. La novità è che invece quando arriverà proprio sarà tariffa corrispettiva, le attività produttive potranno scaricare la loro parte e quindi uscirà da quello che è il costo per l'attività produttiva. Per il consumatore finale purtroppo l'IVA rimane sempre un costo che non può scaricare, quindi non cambia nulla dal punto di vista dell'utenza privata. Per quanto riguarda gli imballaggi è un'opzione già oggi, c'è già chi lo fa, è un cambiamento epocale che il legislatore europeo, soprattutto sulla plastica, ha già imposto su tutto il monouso e a breve, fra pochi anni, tante applicazioni monouso, dalle stoviglie, eccetera, proprio non ci saranno più, non saranno più fatte di plastica, per esempio. Quindi già quello è un posto dall'alto, però già sarà una cosa che sparirà a breve, è un andamento, una direzione chiara che è stata imposta a livello europeo per la preoccupazione generale appunto della diffusione, della crescita dei rifiuti che adesso in una fase economica come questa viene messa in discussione. L'adesione a Coinger non l'ha decisa certo questa giunta, né neanche quella precedente, ma quella prima ancora, di cui lei si onorava di essere assessore al bilancio. Quella giunta lì, la giunta Baroffio, ha deciso di, come tra i primi atti, proprio tra i primi atti, quindi convintamente e forse senza rendersi conto di quello che faceva, ha aderito a Coinger e una delle prime cose che successe fu con un preavviso di due giorni, il 30 dicembre del 2010, a casa dei vedanesi arrivò che dal 1 gennaio 2011 non potevano più usare la piattaforma ecologica comoda sulla piana, eccetera, eccetera. Quindi poi lì qualcuno ci ha messo una pezza, come ha fatto bene a ricordare, perché chi ha deciso di aderire a Coinger non siamo stati certo noi. Certo, Coinger, tra le cose importanti che porta avanti, è una tariffa diciamo competitiva sul mercato. Tra le 737 pagine che vedo non ha letto, ci sono quelle della congruità economica che è stata dimostrata, è stato fatto uno studio per fare questo affidamento che stiamo facendo stasera alla società in house, col parere favorevole che non ha letto del responsabile dell'ufficio tecnico qui presente, che afferma che è la società più conveniente che c'è sul mercato per questo tipo di servizi, quindi per questo tipo di raccolta puntuale. Quindi uno studio interessante, molto corposo, che si è trovato agli atti, ma che è a supporto dell'economicità della scelta che stiamo facendo stasera. Per quanto riguarda gli errori, allora fare questi ragionamenti per assurdo io non sono capace, cioè, ma se l'operatore sbaglia che cosa succede? Se l'operatore dovesse sbagliare, speriamo di no, perché con l'RFID c'è veramente poco da sbagliare, legge il numero dell'utenza e lo addebita automaticamente sul conto specifico, registrando anche il posto, la georeferenzazione, quella cosa lì, il posto dove viene ritirato il rifiuto. Immagino che se uno ha una mastella sola, se legge due volte nello stesso posto, nello stesso momento, mi sembra un errore facilmente correggibile, che senz'altro telefonando a Coinger basta una semplice telefonata che nella bolletta successiva gli verrà ristornata. Invento, perché con l'ipotesi per assurdo veramente stiamo qui fino alle 3 di notte se andiamo avanti così. Però l'errore con questo sistema
si potrà tracciare, si potrà correggere, perché Coinger non lo deve riconoscere un errore, non capisco l'obiezione. Per cui anche le spese legali sono a carico della società, perché esce dal bilancio comunale e la società risponderà, se ha ragione avrà rifusione delle spese, se non ha ragione le pagherà perché ha sbagliato. Quindi, però immagino spese legali così importanti da un errore sulla bolletta, non l'ho mai visto, non so se fate tutti un'azione civile se l'azienda del gas sbaglia qualcosa. Si fa un reclamo, ci sono autorità, ci sono anche nei confronti del consumatore, che grazie al cielo è fortemente tutelato, anche dei meccanismi di mediazione che non necessitano di andare a spendere dei soldi con un legale. Poi lo svuotamento dei cestini è già stato affidato a Coinger già da diversi anni, con un discreto, diciamo, soddisfazione da parte dell'utenza, da parte del comune, un servizio mediamente ben gestito. Se qualcuno, qualche consigliere, qualche cittadino nota qualcosa che non va, lo segnali, segnali a noi, all'ufficio tecnico, a Coinger, senz'altro riusciamo a migliorare questo servizio, perché Coinger è abbastanza sensibile. Nel frattempo i cestini sono stati georeferenziati, identificati, se li notate c'è su un data matrix, un codice particolare che consente all'operatore di fisicamente dimostrare che ha svuotato il cestino, così come consente all'utenza di dimostrare che il cestino non è stato. Quindi nel frattempo Coinger ha messo in punto un sistema abbastanza, gestendo 25 comuni, un sistema abbastanza rodato per rispondere con soddisfazione al servizio. I grandi condomini, abbiamo visto prima le opzioni, quindi c'è l'opzione 1: se vogliono la singola utenza, potranno avere la singola utenza, magari hanno un giardino grande, uno spazio grande, potranno avere la singola utenza, oppure il contenitore complessivo, lasciando all'amministratore, ai condomini, quindi, che decideranno in assemblea come gestire la misurazione, la distribuzione del costo, oppure l'opzione con i sacchetti, che vi dicevo, col microchip, che consentiranno di fare alcuni tipi di misurazione. Sono tre opzioni che saranno lasciate alle grandi utenze. Non ce ne sono tante di grandi utenze all'interno dei comuni del Coinger. A Vedano si è in mente due o tre casi, ma non so neanche se rientrano in queste grandi utenze. Comunque c'è la massima disponibilità del Coinger di procedere. Il parere contrario del responsabile di ragioneria, che è ben noto a Coinger, glielo anticipo perché l'ha già anticipato, sono tre anni che l'ha anticipato, ed è purtroppo, insomma, non c'è stato parere, prove tiritate di due avvocati non sono bastati a convincerla. E me ne dispiace, perché è ben nelle 737 pagine che non ha letto, non ha citato invece la risposta a queste osservazioni puntuale, che fa riferimento a diversi pareri legali, almeno tre legali, professori universitari, tributaristi, hanno risposto punto per punto alle osservazioni del nostro responsabile di ragioneria, controdeducendo, e con il parere favorevole anche del ragioniere dei conti, quindi del revisore dei conti. Quindi mi sembra che appunto tutte le osservazioni sono state ben controdedotte, e posso, così come gli altri 15 comuni hanno deliberato sul medesimo argomento, col parere favorevole del responsabile finanziario, del responsabile tecnico, con la verifica dei segretari comunali, posso garantire che sulla correttezza del procedimento che stiamo proponendo stasera. Non ho capito sull'attinenza dei costi, non ho capito la domanda, e sul costo del personale, che è residuale su quello che è
l'incidenza sui rifiuti, perché, ripeto, già i cestini sono già stati affidati a Congere verso tempo. La raccolta dei rifiuti non è proprio possibile a termini di legge, la faccia il Comune perché non ha le autorizzazioni, il mezzo non ha le autorizzazioni per la raccolta dei rifiuti solidi urbani, perché lo possono avere solo grandi società del settore. Adesso fa raggruppamento, si chiama, dei rifiuti, che è un termine tecnico per dire che fa occasionalmente, mette assieme i sacchi, li prepara per la raccolta di Coinger, e attività proprio occasionali che poco sono attinenti diciamo, nella produzione dei rifiuti solidi urbani, che è quello che fanno le famiglie, che è quello che fanno le attività. Gli altri costi, non so cosa faceva ai suoi tempi, ma non è possibile inserirla all'interno di quella che è la tariffa per i rifiuti. Quello che dicevamo prima, chi produce rifiuti lo deve pagare. I costi generali di altre cose, di cose che non sono attinenti, non potevano già essere inclusi all'interno della TARI, tantomeno possono essere inclusi in una tariffa corrispettiva puntuale di bacino, che è quella che abbiamo oggi in approvazione. Ecco, poi sul fatto di corsa, proprio questo non è una cosa, sono 3 anni che Coinger sta proponendo questa cosa, ho già riferito in consiglio, ho già riferito almeno in commissione, credo almeno 2 o 3 volte, sia nel precedente mandato che in questo mandato. Purtroppo sarei voluto entrare anch'io più in dettaglio diverse volte, ma gli orizzonti erano incerti, appunto per questa indecisione che avevano alcuni comuni, che adesso sono state diciamo risolte. Con noi saremo, visto che nell'assemblea poi si vota per quote e Vedano detiene il 7% di quote, saremo al 5%, mi diceva l'amministratore unico, con la nostra adesione saremmo come adesso, se qualcun altro non aderisce nei prossimi giorni, saremmo già al 59,59% delle quote, quindi una buona maggioranza assembleare c'è già, e quindi siamo adesso parliamo di cose concrete. Parlarne un anno fa, 2 anni fa, era veramente un terno all'otto, proprio perché si parlava di avrei presentato una tariffa che non è quella che stiamo presentando adesso, quindi non è quella che si trovavano a casa i vedanesi. Avremmo discusso veramente di cose che non erano realizzabili. Bene, qui mi fermo, se c'è qualcos'altro a cui non ho risposto, e posso rispondere perché alcune questioni sono prettamente tecniche. E garanzia, quello che dicevo prima, più di tutto è che Coinger sarà però questo intenso piano di comunicazione e la presenterà almeno un paio di volte direttamente qui a Vedano, a disposizione di tutti in assemblea, oltre a tutto il materiale informativo che verrà messo a disposizione nel frattempo. Sì, prego consigliere. Volevo fare una domanda. Cosa si potrà conferire nel nostro centro raccolta dopo l'avvio del nuovo sistema? Perché già qua Vedano è diverso da Castiglione. Volevo capire cosa si potrà conferire. Grazie. Grazie consigliere, ringrazio per la domanda. Allora, se avete visto prima, solo sfiorato l'argomento, l'impegno di Coinger è quello di uniformare tutti i centri di raccolta, e quindi si potrà conferire dal progetto, leggo proprio, qualsiasi tipologia di rifiuto, cosa che invece adesso non è possibile neanche a Castiglione per certi rifiuti. Se va con un sacco di indifferenziata non gliel'accettano. Leggo testuale dal progetto tu qualsiasi tipo di rifiuto, proprio perché sarà indifferente metterlo fuori di casa, portarlo al centro di raccolta, non è che costerà meno o faranno uno sconto, verrà conteggiato in entrambi i casi. Quindi credo, questo è un particolare che non è una domanda che non è mai stata fatta a Coinger, che sarà minimo come adesso, ma stiamo già spingendo con Vedano per avere qualche
qualche frazione in più, come il vetro e la carta, forse che sono quelle che i vedanesi interessa di più, quindi prima o poi arriveremo anche ad avere questi rifiuti. Senz'altro la puntuale dovrebbe aprire a una maggiore omogeneità di conferimento anche nei centri di raccolta, proprio per magari quelle produzioni occasionali di cui si diceva prima. Grazie consigliere per la domanda. Vice sindaco, prego. Sì, visto l'ultima osservazione, volevo solo aggiungere una valutazione economica, nel senso che tra i benefici che bisognerebbe considerare, allargando magari un attimino il discorso della tariffa puntuale, che riguarda più propriamente il ruolo di Coinger sul nostro territorio, vi è anche l'investimento che comunque la società ha implementato sul nostro territorio per la realizzazione del nuovo centro di raccolta, che comunque ha comportato un investimento di oltre 200.000 euro. Chiaramente l'investimento è stato a carico totalmente della società e appunto dà la possibilità ai cittadini vedanesi di conferire alcune tipologie di rifiuti presso il nostro territorio. Perché questa valutazione? Perché il comune di Venegono Superiore, proprio in questi giorni, non essendo parte della società, leggevo su un quotidiano locale, ha investito 400.000 euro di risorse proprio del bilancio comunale per dotare il proprio territorio di un centro di raccolta. È chiaro che quindi tra i benefici economici che comunque bisogna considerare, allargando un attimino il tema della tariffa puntuale, vi è anche il fatto che sul nostro territorio insiste un centro di raccolta che comunque è stato realizzato dalla società e che comunque ha fornito un qualche beneficio anche ai cittadini vedanesi. Tant'è vero che comunque nella valutazione della congruità tecnico-economica di tutto il progetto è sicuramente un tema di cui tenere in considerazione. È chiaro che lo scopo della tariffa puntuale è un cambiamento veramente molto, molto importante e, come ogni cosa, suscita chiaramente osservazioni o comunque dubbi su quello che potrebbe essere il futuro. Proprio per questo direi che le tempistiche sono congrue proprio all'implementazione del progetto, tanto è vero che non stiamo parlando di un progetto che partirà domani mattina, stiamo parlando di un progetto che avrà un suo percorso e che prenderà l'intero anno 2020 per sperimentare e per informare i cittadini su quello che sarà il progetto della tariffa puntuale, che poi verrà implementato soltanto a partire dal 2021. Quindi è importante che anche noi come amministratori, come consiglieri comunali, facciamo buona informazione affinché tutte le opportunità che sono presenti dallo scopo della tariffa puntuale, cioè che si paga per quanto si produce, quindi c'è anche un cambiamento epocale rispetto a questa concezione, e quindi si ristabilisce anche un po' di equità nel pagamento della tassa sui rifiuti, si possa correttamente informare la cittadinanza. Tutta la valutazione che è stata fatta anche dal punto di vista del piano finanziario, del piano economico, dimostra che escludendo una fase iniziale di avviamento, e quindi nei quali chiaramente dei costi di investimento devono essere implementati, verranno poi ammortizzati e andranno sicuramente a caratterizzare anche dei benefici economici per gli utenti e per i cittadini, che quindi ne avranno sicuramente beneficio. La prospettiva di innalzare in maniera importante la percentuale di raccolta differenziata, addirittura superando l'85%, favorirà una riduzione, un risparmio proprio nel pagamento della tariffa. Quindi noi riteniamo che il progetto sia un progetto ambizioso, lo ha riconosciuto anche il revisore del conto, che è
ha riconosciuto la, diciamo, la volontà di andare avanti, di guardare avanti e di prendere coscienza di come il tema ambientale, il tema della raccolta dei rifiuti sia un tema estremamente importante di cui è necessario farvi fronte. Questo è il nostro pezzettino all'interno dei nostri territori, così come tutti gli altri comuni, tutti gli altri sindaci fanno il loro compito, è proprio quello di implementare soluzioni del genere per portare beneficio alla comunità. COIGER è composta da organi differenti, non c'è una persona che decide e tutti gli altri fanno quello che questo decide. L'organo supremo è l'assemblea dei sindaci, composta dai sindaci e dai rappresentanti dei comuni che vi fanno parte, quindi è chiaro che sono tutti rappresentanti che hanno a cuore il benessere delle proprie comunità, e quindi, voglio dire, gli obiettivi sono comuni, vanno al di là anche delle appartenenze politiche, quindi è chiaro che i benefici che si potranno avere e le sensibilità che bisognerà tenere conto sono sensibilità che non hanno assolutamente caratterizzazione politica, e mi riferisco a quello che diceva prima il consigliere Ubolli. Sono tutti problemi e criticità di cui si ha ben presente poi la natura. Se si manterrà chiaramente questo tipo di obiettivo, secondo me anche in assemblea dei sindaci si potranno trovare tutti gli elementi per poi affrontare durante il percorso le varie criticità, compatibilmente chiaramente con un progetto nuovo, un progetto ambizioso che comunque si sta cercando di implementare. Quindi abbiamo tutti gli elementi per dare veramente una svolta e dare un segnale che il tema dell'ambiente e della produzione dei rifiuti è un tema di cui vogliamo prendercene a cuore. Grazie. Grazie Vice Sindaco. C'era l'assessore al territorio, prego. Sì, grazie, buonasera. Abbiamo visto quanto sia corposo l'argomento e quanto con i numerosi allegati sia proprio richieda tutta la nostra pazienza e competenza. In merito a quello che è emerso, cioè la perplessità, la preoccupazione che è un po' insito in ogni processo di cambiamento, è chiaro che è più che condivisibile ed è quella che abbiamo vissuto e stiamo vivendo anche noi. Non a caso abbiamo riflettuto anche sul fatto, sulla possibilità di avviare proprio durante questo anno preparatorio un maggiore monitoraggio su quelli che possono essere gli abbandoni e una maggiore collaborazione con la Consulta Rifiuti, che è l'organo che con l'amministrazione, interfacciandosi coi cittadini, raccoglie proprio le esigenze più sentite. Mi riallaccio anche al discorso relativo alle tipologie che possono essere accolte in piattaforma, e questa esigenza era nata, una domanda che è proprio emersa dalla Consulta Rifiuti un paio d'anni fa. Allora la risposta era stata quella che poi si è verificata fino adesso, cioè una sorta di chiusura proprio perché tra 25 comuni, una serie di piattaforme, c'era proprio una progettualità già definita. In questo anno di transizione c'è un'apertura proprio perché anche la piattaforma sul territorio di Vedano possa accogliere e quindi cambiare un po' le regole. Si tratta di adattarsi e cercare di aderire alle esigenze dei cittadini nel miglior modo possibile, dettato proprio dalla contingenza. Anche le categorie speciali di rifiuti, è chiaro che in questo momento, non essendo ancora stato attivato, c'è in animo la volontà ed è evidente, però c'è anche da vedere tutta quella che sarà la transizione, la comunicazione e gli approfondimenti da fare. È un cambiamento che ci porta comunque, non credo, a come mi è sembrato di percepire dal consigliere Tizzi, a una frustrazione dei comportamenti virtuosi, cioè chi è già virtuoso si sente incentivato ad andare avanti con questa pratica.
quelle che è stata un'iniziativa proposta dall'istituto, provare con alcune famiglie a eliminare gli imballi. Si tratta di fare delle scelte libere che il consumatore può gradualmente, in questo senso sì, le persone gradualmente rifletteranno di più, perché l'incidenza del volume si rifletterà anche sul costo effettivo in bolletta e quindi sulla tariffa. Pertanto c'è un'economia circolare non basata solo sull'aspetto quantitativo, è proprio una riflessione a tutto tondo. La parte poi, come ha sottolineato il vice sindaco, non dimentichiamo, ecco, che oltre a tutta la parte di logistica e di parte economica c'è la riflessione sul beneficio ambientale, e non è solo uno slogan, abbiamo dimostrato più volte che è un argomento indispensabile sul quale ci impegneremo e ci stiamo impegnando. Grazie. Grazie mille Assessore, ha fatto bene a sottolineare il fatto che in ogni cambiamento c'è ovviamente dei timori, delle resistenze, però ciò non deve fermare a adottare delle migliorie, a adottare dei comportamenti più virtuosi che per poi migliorare, progredire nei tanti campi, tra cui adesso stiamo parlando di questo, però si applica in tutti i settori della vita. Dunque, ecco, se c'è qualche ultimo intervento, proprio adesso dovremmo convergere, vista l'ora, anche a un... Prego, consigliere Tizio. Sì, grazie. Ma non capisco questo sarcasmo che ha nelle sue risposte. Cioè, le domande secondo me sono legittime. Si può benissimo fare una domanda dove, se c'è un errore, la Coinger cosa intende fare nei cestini, se la tariffa puntuale o meno. Cioè, non vedo queste... erano semplicemente domande e non vedo la sua risposta sarcastica. Per quanto riguarda, precisazione, il centro di raccolta nuovo di Coinger a Vedano è stato ideato, è stato individuato dall'amministrazione Baroffio, perché la discarica di Vedano doveva per forza chiudere, perché era una questione penale, quindi dovevamo per forza chiudere. Poi lei mi dice che fra qualche anno per legge dovrà essere abolita la plastica. Bene, noi non diciamo di non iniziare con questa tariffa puntuale, dicevamo solo, va benissimo, anche noi siamo d'accordo, partiamo magari con la differenziata. Quando fra qualche anno per legge, come dice lei, elevano la plastica, si potrebbe iniziare anche con i cittadini, con la tariffa puntuale. Ma sono solo pareri, senza rispondere in maniera non troppo educata, se mi permette. Poi di corsa, sì, per me questa è una corsa che sto facendo, perché come lei continua a dire, queste 700 e passa pagine, abbiamo avuto 2-3 giorni di tempo per leggerle. Quindi invece di cercare di apprezzare il nostro contributo, mi sembra che si prenda un po' in giro. Questo mi dispiace molto, già altre volte avevo notato questo suo atteggiamento. E poi un'altra cosa è il parere del responsabile dell'ufficio di ragioneria. Secondo me è importante capire come mai, per quale motivo non è favorevole. Quindi noi dovremmo approvare, ma molto probabilmente ci asteniamo, dovremmo approvare questa tariffa puntuale, questa adozione, però senza il parere favorevole, e quindi secondo me io non ho mai visto una cosa del genere. Grazie. Grazie Assessore Tizio. Inizio dall'ultima domanda, non so dove colga questo sarcasmo. Certo, nota una certa predisposizione proprio contraria a qualsiasi, perché che nella tariffa puntuale ci sia qualcosa che può essere migliorato, qualcosa che può essere modificato, perché io nell'assemblea di Coinger ho sentito 25 tariffe puntuali diverse, perché ognuno la tariffa la può costruire in maniera diversa. Però ecco, una tale contrarietà, ecco, in ogni punto è una cosa che viene solo, si vede solo diciamo
un pregiudizio che si nota solo in Consiglio Comunale, così forte si nota solo in Consiglio Comunale, per cui colga quello, il mio stupore su una cosa del genere. Sul parere contrario, che non si è mai visto, che è un parere che dovrebbe essere solo contabile, in cui il responsabile si è spinto oltre il contabile, troverà poi, quando avrà tempo di leggere, il tempo è poco per tutti i consiglieri, anche veramente per l'amministrazione che deve rispondere a tante richieste, troverà appunto un allegato della delibera che risponde punto per punto. L'ho già detto una prima, forse non è stato attento, risponde punto per punto a ogni osservazione che fa. Sono 7 punti e per 7 punti troverà ben 8 pagine di osservazioni al parere contrario, per cui di queste 8 pagine fa riferimento tutti a documenti legali di almeno 3 avvocati, sono citati lì dentro, professori universitari, tributaristi, avvocati specializzati in materia, che hanno rassicurato il nostro responsabile, che ha invece avuto una posizione politica, una posizione pregiudiziale, una posizione che non ha ascoltato, diciamo, nessuno di, non ha voluto ascoltare nessuna di queste osservazioni. Quella più semplice, più comprensibile è la misurazione inizierà a luglio 2020 e invece l'osservazione dice che non si può partire con la tariffa puntuale senza che ci sia una misurazione, ma se parte in luglio 2020 e viene applicata al 1 gennaio 2021 mi sembra che la misurazione ci sia, quindi non si capisce perché a un'obiezione del genere non sia stata ritirata la cosa. Ripeto, e notate che questo qui è tutto tranne che contabile, perché è un'osservazione che non è contabile, perché era chiesto il parere contabile. Mentre, ripeto, non ha citato il parere tecnico favorevole, che è quello di congruità, che è una delle cose che invece ha spaventato diversi comuni, perché la recente legge Madia, credo, obbliga i comuni che dovessero affidare alle società in-house, cioè partecipate al 100% dei comuni, di dimostrare che ci sia la convenienza economica dell'operazione, e quindi allora tanti funzionari hanno chiesto, però siccome la tariffa, come avete visto, è molto complessa, di affidare a uno studio tutta la comparazione economica, e al seguito di questo studio trovate che Coinger è la miglior soluzione economica anche quindi a questo tipo di tariffa. Quindi abbiamo anche la garanzia come cittadini che stiamo affidando a una società che lavora bene. Posso? Poi sto zitto. L'ultimo, dopo la dichiarazione di voto, se no non andiamo più a casa. Mi viene un po' da sorridere, perché io non ho citato il parere dell'ufficio tecnico, mi sembra che l'abbia citato poi lei nella presentazione, però lei non ha citato il parere non favorevole dell'ufficio ragioneria. Quindi siamo... Ma è agli atti, io non ho citato nulla, è agli atti, non so, nella presentazione non si parla di parere tecnico. Visto che mi ha rinfacciato che non ho citato il parere favorevole, lei non ha citato neanche quello non favorevole, quindi... È agli atti di tutti i consiglieri, non ho citato né uno né l'altro, non so, a domanda o risposta. Prego, dichiarazione di voto, prego. Capogruppi, prego. Sì, ovviamente favorevole, mi riallaccio a quello che era stato detto prima dall'assessore Giorgia Damoli, ossia la preoccupazione relativa al fatto che l'introduzione di questa tariffa possa portare ad una frustrazione dei comportamenti virtuosi, che poi si lega a quella che ho avvertito essere una delle maggiori preoccupazioni rispetto alla introduzione di questa nuova modalità di raccolta e di conseguente tariffazione, ossia l'abbandono dei rifiuti. Sicuramente andiamo verso un cambiamento importante, ma nel farlo dobbiamo essere anche fiduciosi nei confronti dei nostri cittadini rispetto al fatto che riescano a comprendere i benefici
che nel lungo termine porterà loro anche questo nuovo sistema, perché si tratta di un progetto i cui risultati vanno visti nel medio lungo periodo. Sicuramente non possono essere individuati sin da subito, bisogna avere la pazienza, come tutte le progettualità che hanno un risvolto prospettico abbastanza ampio, vanno valutati con un orizzonte di tempo più lungo. E rispetto, dicevo, al fatto all'accoglimento di questa nuova tariffa, io mi sento di, come dire, di difendere un po' i nostri concittadini e di essere sufficientemente fiducioso del fatto che ciò non porti a un abbandono massivo di rifiuti, ma si possa limitare ad un fenomeno limitato e maggiormente controllato, perché se questa è la preoccupazione, che comunque non voglio diminuire ma è condivisa, sicuramente ci stiamo attrezzando per porvi rimedio nella maniera più efficace. Per il resto non mi dilungo oltre, sono già stati presentati in maniera abbastanza approfondita tutti i vari argomenti. Sicuramente si va verso un sistema innovativo e rivoluzionario che nella logica che dicevo prima dell'obiettivo più di lungo periodo va visto in un aumento della raccolta differenziata e quindi in un beneficio generale per l'ambiente, con delle ricadute più sane sulla nostra comunità. E quindi anche in questo senso, va valutato. A mio parere non ci arriviamo di fretta, semmai ci arriviamo un po' tardi, lo ha detto prima il sindaco e lo ripeto anch'io. Comuni che già da 10 anni hanno adottato questa misura, se ci ritroviamo di fronte ad un'emergenza che è quella di cui parlano anche i media in maniera abbastanza insistente, probabilmente le misure devono essere prese anche con una certa velocità. Velocità che in realtà rispetto alla prudenza con la quale si è portato avanti questo percorso io non riscontro. Questo argomento lo si è affrontato nelle opportune sedi anche nel corso del precedente mandato. La documentazione è per forza di cose corposa, ma l'abbiamo voluta anche irrobustire di tutti i pareri che sono stati dati, di tutte le altre esperienze positive del territorio vicino a noi. Il parere non positivo della ragioniera, del quale sicuramente dispiace, fa parte evidentemente di una presa di posizione politica e non può essere letto diversamente. Se prima non è stata fatta menzione è anche perché, mi preme sottolinearlo, è stato controdedotto punto per punto e quindi, se vogliamo utilizzare un termine un po' grezzo, smontato nelle sue ragioni principali. Con questo concludo, ovviamente il nostro voto, il voto del gruppo di Vedano Viva è favorevole. Grazie. Consigliere Boldi, prego. Allora, questo per chiarire, purtroppo se esiste una commissione con i documenti in mano con la quale noi possiamo parlarne, evitano poi questi incontri insieme in consiglio comunale. Questo è stato l'unico modo nostro oggi di affrontare delle problematiche, delle preoccupazioni dei cittadini, perché non abbiamo avuto possibilità prima di essere documentati. Noi chiediamo vivamente, lo chiediamo apertamente, un po' più di collaborazione da questo punto di vista. Nonostante alcune risposte sgradite, noi comunque poniamo prima di tutto i cittadini in primo piano. Quindi il nostro voto adesso sarà di astensione per verificare passo dopo passo tutto questo progetto, che ribadiamo, non siamo contrari a priori, anzi, perché riguarda comunque un aspetto molto importante, ma
al momento ci sono tanti punti oscuri e su questo noi siamo preoccupati. Quindi noi verificheremo e anzi saremo anche noi i primi a partecipare a tutti gli incontri, a tutte le possibilità per migliorare e per cercare di capire bene dove andremo a finire, con la preoccupazione forte, purtroppo, di vedere tanta gente delusa dai primi costi che sbucheranno fuori. Questo mettetelo in preventivo, che la gente si lamenterà parecchio. Chiudo qui. Grazie consigliere Boldi, non ci saranno aumenti consistenti, perché quegli aumenti consistenti saranno almeno nei primi anni, se dovessero esserci, se nei primi anni ci sarà questo fondo di salvaguardia che garantirà proprio l'impennata che dovesse essere nei casi particolari, quindi l'abbiamo già detto prima, forse sfuggito, ma nel caso vi fossero ci sono dei correttivi. Per il resto, senz'altro i presidenti di Commissione avranno preso nota del suo invito, della sua esortazione e per quanto possibile anticiperanno quello che è le future documentazioni, in particolare mi sembra di aver capito con la Commissione Territorio, che è quella forse più complessa nella gestione della documentazione, per quanto possibile, perché purtroppo la vita amministrativa ci costringe a lavorare con dei documenti all'ultimo, spesso all'ultimo minuto, anche noi, anche tutti. Questo però è proprio il mondo che per come sta andando. Bene, possiamo quindi mettere ai voti il progetto come l'avete trovato agli atti del progetto per l'attivazione della tariffa puntuale di bacino del comprensorio dei comuni, di valutare la congruità dell'offerta e di affidare, per le ragioni espresse in narrativa, alla società Coinge SRL di Brunello il servizio di igiene ambientale e gestione dei rifiuti urbani assimilati a spazzamento strade, spazzamento cestini, con attivazione della tariffa unica di bacino comprensiva dell'applicazione e riscossione della tariffa corrispettiva. Favorevoli, contrari, astenuti, 4. Votiamo anche l'immediata esecutività. Favorevoli, contrari, astenuti, 4. Bene, il quarto punto all'ordine del giorno è l'approvazione dello schema di convenzione tra il Parco regionale della Pineto di Appiano Gentile Tradate, i comuni di Bizzarone, Malnate, Rodero, Solbiate, Concagno, Valmorea e Vedano Lona per la gestione del parco locale di interesse sovracomunale Valle dell'Anza. È il PLIS dell'Anza, il PLIS a cui capofila a Malnate, un PLIS confinante con noi, non è l'unico, uno dei due parchi locali di interesse sovracomunale a cui aderiamo e consentiranno al nostro comune, che in mezzo a questi due parchi, consentirà di aderire e quindi di valorizzare quello che è la valle del Quadronna, di valorizzarla dal punto di vista ambientale. Valorizzarla, perché poi all'atto pratico saranno consentite tutte le attività, in particolare quelle di fruizione, che vengono già oggigiorno da diversi cittadini, sempre di più già viene valorizzato, però con l'ingresso nel PLIS si potrà fare tutta una serie di attività e saranno, soprattutto come accennavo prima, saranno presenti delle guardie ecologiche volontarie che consentiranno quindi di tenere ancor più sotto controllo quella zona che è magari a rischio di qualche abbandono di rifiuti, qualche comportamento magari non virtuoso dal punto di vista ambientale. È un successo importante, perché per arrivare a questo lavoro ci sono voluti 5 anni, da quando un cittadino vedanese ha fatto notare appunto questa possibilità. Da quel giorno lì sono passati tanti anni, perché per fare un'adesione del genere bisognava passare prima per
l'approvazione di un PGT che contemplasse l'ingresso di questo territorio, lo definisse prima e contemplasse l'ingresso all'interno del PLIS. È un risultato quindi importante che abbiamo stasera. Dal 1 di gennaio ufficialmente entreremo e quindi beneficeremo dei servizi. Siamo andati alla prima assemblea, io e l'assessore a Malnate, erano entusiasti tutti i comuni di poter crescere territorialmente, di quindi far congiungere il parco, il PLIS dell'Anza con il PLIS RTO di Rile Tenore Olona di Castiglione Olona. La convenzione, l'avete sentito, ricade sotto il cappello del Parco Pineta, perché con la riforma regionale dei parchi la gestione è affidata al parco regionale, mentre invece tutti gli indirizzi ancora quindi di gestione del parco verranno invece, saranno in capo ai comuni aderenti, tra cui Vedano, che aderisce con una quota importante. Quindi questa era la premessa, adesso do la parola all'assessore Giorgio Damoli per i dettagli. Prego. Sì, grazie. È già stato molto esaustivo nelle parole sindaco, vediamo appunto, ripercorriamo un attimo le tappe, proprio perché con l'acronimo PLIS è Parco Locale di Interesse Sovracomunale, vuol dire ricongiungere comuni aderenti al PLIS che per ottemperare alla legge regionale decidono di affidare la loro gestione a un ente regionale, qui nella fattispecie il Parco Pineta. I comuni aderenti vanno a cavallo di due province, quella di Varese e di Como, proprio perché i confini paesaggistici prescindono da quelli territoriali. Un po' come la durata di questa convenzione, che è decennale, è quasi una durata irrisoria rispetto ai tempi naturali di sviluppo dell'ambiente. Ecco, da una parte il comune di Malnate, come abbiamo visto, sarà capo convenzione, quindi gli spetterà il ruolo di coordinamento, mentre gli altri saranno tutti parte del comitato di coordinamento. Ciò significa che saremo presenti alle 3-4 riunioni che verranno fatte durante l'anno per stabilire come organizzare tutta l'attività. Il comitato di coordinamento ha determinate competenze, tra queste appunto approvare il PPI, il programma pluriennale degli interventi. E a partire dall'anno 2020, quindi dal gennaio, vi posso anticipare che ci sarà una quota parte riservata per l'educazione ambientale, quindi un'opportunità in più anche per il nostro territorio di avere degli esperti a disposizione del nostro plesso scolastico. E una quota considerevole, consideriamo che il bilancio generale del PLIS si conclude nei 20.000 euro. 4.000 di questi sono destinati proprio a interventi sul territorio, e anche questo è un bell'impegno, un impegno diffuso su tutta la perimetrazione del parco. Ho evidenziato inoltre il quarto punto, cioè favorire il coinvolgimento delle attività associative presenti sul territorio per iniziative naturalistiche, ricreative, sportive. Ho avuto occasione di partecipare a una delle passeggiate nella parte settentrionale, organizzata appunto nel comune di Bizzarrone. E il coinvolgimento, cioè fare una passeggiata con un esperto ambientale che spiega le peculiarità dei fiori, di tutte le essenze che si trovano, è molto più stimolante che guardarlo, con tutto rispetto, su un'app oppure su un ambiente asettico. Quindi con questa modalità di conoscenza attiva del territorio mi sembra proprio una bella opportunità per inserirsi in un circuito
che prevede anche una rivalutazione dei sentieri e quindi una fruizione a tutto tondo del paesaggio. Da una parte, in questa immagine, ho voluto sottolineare quello che sono le due modalità attraverso le quali arriviamo a valutare la nostra adesione con un corrispettivo economico. Abbiamo da una parte il numero di abitanti, che si aggira attorno ai 35.000, e dall'altra gli ettari destinati a parco. Il nostro comune compartecipa con una quota di 86 ettari, che dopo andremo a vedere sulla tavola relativa di piano di governo del territorio, e vedete che forse è la quota più timida, nel senso che tutti gli altri hanno un'estensione territoriale abbastanza ingente. Le guardie ecologiche volontarie, che sono un po' il punto, la punta di diamante anche del Parco Pineta, sono persone che mettono a disposizione il loro tempo dopo aver seguito un corso che tra l'altro sta per essere riproposto anche dalla Regione Lombardia entro la fine di quest'anno, quindi abbiamo già messo in moto un'informativa proprio perché credo che ci possano essere degli interessati anche tra i cittadini vedanesi, oltre al fatto che si potrebbero dislocare GEV che operano già in altri parchi, potrebbero rientrare per continuità territoriale ad operare sul nostro territorio. La convenzione che abbiamo scorso nella Commissione Territorio dello scorso 26 ottobre è abbastanza snella e riesce a recepire quelli che sono gli obiettivi principali, gli obiettivi, ecco, e gli scopi. Ve ne leggo alcuni perché ecco, il recupero delle aree abbandonate o degradate, la conservazione degli ambienti naturali e con l'attenzione specifica sulle zone umide, sono tutti obiettivi che vanno proprio, travalicano i confini comunali e vanno a unificare quella rete territoriale ecosistemica che dal nord di Varese riesce attraverso un'evoluzione proprio di altri PLIS e altri parchi a garantire la continuità delle specie faunistiche e ambientali. Abbiamo anche una parte di salvaguardia degli ambiti agricoli, sempre con un'attenzione all'agricoltura biologica, un'integrazione fruitiva e funzionale tra ambiente protetto e insediamenti. Tra tutti questi punti, nel momento in cui ci si è trovati, perché questa convenzione ovviamente sarà portata in tutti i consigli comunali, così da dare la possibilità di essere attiva dal 1 gennaio 2020, è stato aggiunto quest'ultimo punto relativo alla salvaguardia della flora e della fauna autoctona. Proprio perché ci siamo sentiti, cioè è emerso con un certo vigore il fatto di poter essere tutelati dalle autorità competenti in merito a quelle che possono essere specie invasive sia dal punto di vista faunistico che florovivaistico, insomma. Quindi sono parecchi i punti, chiaramente il nostro apporto sarà attivo a partire dalla cerimonia di inaugurazione, di ingresso al PLIS, così come la parte di accoglienza delle guardie volontarie. Ecco, questo brevemente, poi concludo. Il pallino blu è il nostro territorio che proprio è la cerniera, come diceva prima il sindaco, tra la Valle dell'Anza, che per continuità territoriale è molto affine a quella del torrente Quadronna, entrambi i torrenti poi sfociano nell'Olona, e la continuità territoriale è con proprio il parco Rile Tenore Olona, che poi vedete prosegue su quello del Rugaretto e con altro PLIS dei Mulini,
mulini mantiene una continuità, insomma, è tutto un lavoro di ricucitura tra gli ambiti naturali e quelli urbanizzati. Mi impegno, questa è la cartografia che c'è adesso, mi impegno personalmente a diffondere delle carte con le rette sentieristiche e poi sarà proprio materiale informativo da dare ai cittadini, proprio perché, insomma, grazie anche alla nostra adesione possiamo tutti usufruire e conoscere meglio il nostro territorio. Ecco, in chiusura abbiamo questo, che è con questa retinatura a quadri in diagonale e vediamo che tutta la Valle del Quadronna con i puntini è segnata la pista ciclopedonale di rilevanza regionale, che è lungo questo torrente che attraversa il nostro territorio, e questa è l'estensione degli 86 ettari proprio che adesso entreranno con questa convenzione a far parte del PLIS. Quella, la quota annua che avevo già esplicitato, è di 3.120 euro. Questo è l'impegno che vedremo nel bilancio preventivo, proprio perché l'ente gestore, a questo, come abbiamo già detto, l'ente gestore di tutta la parte economica sarà il Parco Pineta, che entro il mese di marzo riceverà tutti i contributi e poi, insomma, procederà con i suoi impegni. Volevo solo esprimere un ringraziamento perché il percorso è stato davvero lungo. Pensavamo che aderire a un parco fosse un'operazione semplice e lineare, perché vedendo proprio la continuità territoriale, il fatto di poter avere delle agevolazioni a fronte di un impegno sicuramente importante, però con un bel riscontro anche per quanto concerne la vigilanza, la manutenzione, quindi è un investimento che poi avrà anche dei buoni ritorni. Quindi è con gran soddisfazione e con un ringraziamento per chi ha creduto e ha continuato a sostenere questa nostra adesione finalmente al PLIS dell'Anza. Grazie. Grazie Assessore, sì, è un momento importante, se non uso aggettivi storico, però è senz'altro una cosa attesa da tantissimi anni, che va appunto a chiudere un corridoio ecologico molto importante in una valle che dobbiamo andare a riscoprire, a abitare, a fruire sempre di più. Una delle cose che fa il PLIS è molto attivo, questo ancora più del Parco Pineta, nella presenza delle GEV a scuola, quindi portano sia i ragazzi nel parco, è un parco che addirittura ha un monumento naturale riconosciuto, ha tanti punti importanti e appunto ci consente di partire da Vedano ed arrivare veramente quasi al confine con la Svizzera dal punto di vista proprio naturalistico della fruizione, quindi è veramente un'adesione dovuta. Certo, la burocrazia qui ci ha costretto ad attendere più di 5 anni per aderire a una cosa che pareva ovvia. Ovviamente non, miracoli non ne succederanno, però queste piccole cose, queste piccole attenzioni, le guardie ecologiche, le persone, la disponibilità di materiale, il sito internet, tante cose che consentiranno di invogliare sempre di più le persone a frequentare un'area di Vedano che è una sorpresa. Va bene, niente, qui mi fermo, se c'è qualche domanda ben venga. Se non ci sono domande o osservazioni possiamo mettere in votazione l'adesione del PLIS al PLIS come la trovate agli atti. Quindi questa approvazione dello schema di convenzione tra il Parco Regionale della Pineta di Piano Gentile Tradate e i comuni di Bizzarrone, Malnate, Rodero, Solbiate Concagno, Valmorea e Vedano Lona per la gestione del parco locale di interesse sovracomunale denominato Valle dell'Anza.
Favorevoli? Contrari? Astenuti? Nessuno. Votiamo anche qui l'immediata esecutività. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Nessuno. Bene. L'ultimo punto all'ordine del giorno è l'approvazione della convenzione per l'utilizzo del congiunto dell'ufficio di segretario comunale tra i comuni di Lavena, Ponte Tresa e Vedanolona. Qui siamo, l'amministrazione appunto si è mossa e diciamo per i prossimi anni ha identificato con il comune di Lavena Ponte Tresa e col segretario comunale di Lavena Ponte Tresa un cambio che era, diciamo, che servirà appunto per dare un segnale proprio all'interno del comune. Il segretario comunale ha svolto un lavoro ottimo in questi anni, però era così un po', doveroso diciamo fare una convenzione con un altro comune, per cui ecco una cosa importante che abbiamo portato avanti e che appunto nei prossimi anni consentirà dei segnali importanti da dare al comune. Appunto, ringraziamo la dottoressa Taldone che ci ha seguito in questi anni e ha fatto un lavoro egregio, e adesso magari se vuole dire qualcosa appunto volevo semplicemente dire che io comunque sono titolare su un altro ente, la nostra convenzione andava in scadenza. Sì, sì, la dottoressa Taldone appunto continuerà nel comune di dove lavora, e noi andremo avanti con un altro comune, niente più di questo. Va bene, se c'è qualche domanda. No, mi scusi, non ho capito, cambiamo segretario? Cambiamo il comune con cui facciamo la convenzione, quindi il segretario, adesso il piega il segretario meglio. Ok, il comune di Vedanolona e il comune di Malnate avevano fatto una convenzione a seguito del fatto che io sono stata nominata titolare al comune di Malnate. La convenzione attuale scade il 30 di novembre del 2019, naturalmente. Dal 1 di dicembre 2019 il comune di Vedanolona si convenzionerà con il comune di Lavena Ponte Tresa, con il segretario attuale di Lavena Ponte Tresa. Tutto qua. Va bene, quindi se c'è qualche altra domanda, questione. Consigliere Tizzi, prego. Allora, non avevo capito, quindi anche io allora mi volevo ringraziare per il lavoro svolto dalla dottoressa, perché abbiamo lavorato insieme, e le auguro in bocca al lupo. Grazie. Consigliere Calopre. Sì, chiaramente un ringraziamento doveroso anche da parte del gruppo di Vedano Viva alla dottoressa Taldone per averci supportato nei precedenti 5 anni di amministrazione e all'inizio di questo nuovo mandato. Chiaramente andando a scadenza la convenzione si poneva da parte nostra un necessario ragionamento rispetto anche all'organizzazione della macchina comunale e per affrontare con nuove modalità un nuovo mandato abbiamo deciso che era più opportuno procedere
adottando una soluzione diversa rispetto al passato, quindi non nell'ordine della continuità in questo caso, ma nell'ordine della discontinuità, sperando che il cambiamento che andiamo ad introdurre anche in seno alla macchina organizzativa comunale possa portare i benefici che ci attendiamo. Ok, grazie. Grazie, grazie consigliere Calò. Sì, appunto, il segretario specificava che è lei che ha cambiato, che ha cambiato comune. Il segretario, io sono titolare nel comune di Mallate, ecco. No, perché da come veniva raccontato sembrava tutt'altro. Ah. Benissimo. Va bene, adesso mettiamo in votazione la nuova convenzione con il comune di Lavena Ponte Tresa. Favorevoli? Contrari? Astenuti? 4. Mettiamo l'immediata esecutività. Favorevoli? Contrari? Astenuti? 4. Ecco, si chiude qui la seduta del Consiglio Comunale e invito tutti a partecipare alla manifestazione del 3 novembre per la giornata dell'Unità Nazionale.